L'Istituto di Medicina dello Sport di Milano diventa uno dei 18 centri di eccellenza mondiali. I vertici della Federazione Internazionale di Medicina dello Sport si sono riuniti a Milano nell'ambito di Expo per sancire l'accreditamento dell'Istituto milanese fra i collaborating centers più importanti a livello internazionale. Come ha ribadito il dottor Maurizio Casasco, presidente della Federazione Medico-Sportiva Italiana, si tratta di un riconoscimento che valorizza ancora di più l'Istituto e la sua storia. Milano è la capitale della medicina dello sport, in quanto la prima scuola di specializzazione è nata a Milano nel 57 universitaria e già dal 52 l'Istituto di Medicina dello Sport era presente all'Arena. Quindi è una storia su cui ha creato tutta una serie di esperienze. Oggi ci sono i giovani validissimi all'interno dell'Istituto che danno non solamente la possibilità di ottenere le idoneità con garanzie, con qualità, voglio dire, di valutazione, ma proprio c'è la possibilità anche di seguire una serie di test per valutazione funzionale per ottimizzare l'allenamento, sia in performance per gli atleti, sia in attività fisica per chi vuole andarsi ad allenare e guadagnare salute. Un istituto che negli anni ha ottenuto buoni risultati. L'istituto qui di fatto è riferimento da anni, da tanti anni, forse decenni, di tutta l'Inter, ma anche il Milan viene qui da noi, viene venuta la grande Milano di rugby e quindi anche gli atleti olimpici del nord. Quindi questo è una soddisfazione e un orgoglio proprio di riconoscimento di qualità, di esperienza. E oggi, oggi attraverso anche questo riconoscimento internazionale dà il riconoscimento non solamente di una storia, ma dà la possibilità di ricerca in un network insieme agli altri 18 centri del mondo. Una ricerca che l'Istituto fa continuamente, lo sta facendo con le università italiane e straniere, con gli americani, lo sta facendo con il CNR, lo sta facendo con altre istituzioni importanti, e anche a livello spaziale o a livello magari di alpinisti che salgono sugli 8.000 oppure di grandi sub in apnea. E ciò ha portato esperienza scientifica, qualità, interesse soprattutto di giovani specialisti che sono qui all'Istituto non solo a fare esperienza ma a offrire l'esperienza della loro ricerca. Questo è un orgoglio sicuramente importante che il mondo ha riconosciuto.